Buonasera, benvenuti, bentornati cari amici e cari amiche di Penelope e le sue carte. Eccoci di nuovo insieme per un nuovo video settimanale. Andiamo oggi a vedere insieme che cosa ci prospettano, che cosa ci promettono i miei tarocchi per la settimana prossima, quella che va dal lunedì 5 a domenica 11 agosto 2019. Quindi qui entriamo proprio nel vivo dell'estate. Vi ricordo che fra l'altro ho appena pubblicato anche il video con le previsioni mensili dell'intero mese di agosto 2019, quindi vi invito ad andare sul canale a cercarvelo. Lo trovate nella playlist Tarocchi mensili o una cosa del genere, comunque lo vedete, insomma. Cos'altro? Ecco, per chi fosse interessato ad un consulto privato mi può scrivere per chiedere informazioni su come funzionano i consulti appunto personali. Potete scrivermi sia alla mia casella di posta le carte di Penelope @gmail.com oppure semplicemente io sono anche su Facebook come le carte di Penelope, quindi mi trovate. Mi potete scrivere su entrambi questi due canali. Vi ricordo, se dovesse interessarvi, che sono anche presente su Instagram come Penelope le sue carte. Va bene? Adesso bando alle ciance. Come vedete ho già formato i tre mazzetti, però vado ad identificarli con voi. Quindi appena vedrete il vostro segnamazzetto fate la vostra scelta. Ok? 1, 2, 3. Andiamo a vedere. Scatolina magica, solita. Vediamo un po', mi viene, che so io, la chitarra, quella nera, eccola qua, la chitarra nera, la metterò sul primo mazzetto, il leone lo mettiamo sul secondo mazzetto e poi vedo la scarpetta, ops, la scarpetta la mettiamo sul terzo mazzetto. Quindi chitarra, leone, scarpetta, va bene? Quindi se volete ancora pensarci qualche istante, pensateci pure. Io nel frattempo parto e vado a tradurvi, diciamo così, il messaggio per il primo mazzetto, quello della chitarra nera. Andiamo a vedere la settimana dal 5 all'11 agosto 2019. Allora, vediamo, come dicevamo, il primo mazzetto, quello della chitarra, che settimana ci prospetta. Vediamo. Facciamo così, se no, ecco, meglio fare così. Questa è la carta, poi vi dirò, la carta consiglio, la carta guida, la carta base, insomma chiamiamola un po' come ci pare, ok? Allora, beh, che settimana ci prospettano queste carte? Sicuramente novità. Qui ci sono delle novità che arriveranno, quindi che ne so io, se siete in vacanza potreste conoscere persone nuove, dico persone, non è detto un nuovo amore, ok? Anche se effettivamente da queste carte posso vedere pure quello, perché qui vi vedo proprio innamorate, vi vedo proprio con un qualcosa o un qualcuno in testa. Qui ci sono dei sogni, delle fantasticherie che faremo, proprio ci vedo voli pindarici, sai quando una proprio innamorata che pensa, che sogna, non voglio dire che si fa i castelli in aria, perché questi non sono solo castelli da queste carte, qui ci sono anche carte insomma più attive, più concrete, ecco non mi veniva la parola, quindi voglio dire io. Qui ci sono sicuramente novità, ci sono notizie in arrivo, ci potrebbe essere una, come posso dire, una telefonata, una comunicazione che può essere tramite telefono, tramite internet, da parte di una persona cara alla quale noi teniamo molto, ok? Oltre a questo, vi vedo proprio fare qualcosa, intraprendere qualcosa, qui inizierete qualcosa di nuovo, va bene? Oltre a ciò vi vedo proprio prendere una posizione su qualcosa, su un punto. Quindi
come si dice, prendo posizione, prendo una decisione su qualcosa e la porterò avanti, va bene? Sono carte sicuramente positive, quindi negativo non ci vedo proprio nulla, anzi, sono tutte carte di superamento di una crisi, di superamento di un qualcosa che ci aveva fatto un pochino traballare. Ci potrebbe essere un'amica, una sorella, una madre, che ci fa un dono o comunque che ci fa stare bene, che ci chiama, che ci racconta un qualcosa che ci farà piacere, ecco, un po' tutte queste cose. Cos'altro? Ecco, queste sono carte anche di chiarimento con qualcuno e di riappacificazione. Quindi se avevate litigato o comunque se avevate avuto una discussione con qualcuno, qualcuno si era allontanato, insomma, qui ci potrebbe essere proprio la, come dicevo, il far pace, il riappacificarsi, quindi i toni che si smorzano, ok? Che tornano, diciamo così, calmi. Cos'altro? Beh, qui l'abbiamo detto, una riappacificazione l'abbiamo detta, il farsi viva di un'amica, magari proprio dal nostro passato lo abbiamo visto, il riavvicinarsi di qualcuno con cui avevamo discusso, c'è anche una novità, come dicevo, una novità molto molto, come si dice, molto molto positiva, c'è proprio un inizio di un qualcosa. Badate bene, nonostante siamo nel periodo d'agosto, qui potrebbe essere anche l'inizio di un lavoro per qualcuno di voi, perché c'è anche chi lavora proprio nei mesi estivi, penso alle persone che abbiano a che fare, che ne so io, con il turismo per esempio, va bene? Quindi se questo state aspettando, io qui ci posso vedere anche un colloquio di lavoro molto molto proficuo, no, non mi veniva la parola, ok? Ma anche da queste carte un'attrazione, qui sicuramente io vi vedo fra le nuvole innamorate o comunque molto molto attratte da qualcuno, un qualcuno che potrebbe farsi vivo in questa settimana, quindi o semplicemente lo incontrerete, cioè vedrete uno e ci perderete un po' la festa, sai quando si dice il colpo di fulmine, mamma mia, ho visto quella persona che mi è piaciuta un sacco, mi è rimasta nella testa, ecco, un qualcosa di questo tipo. Quindi io credo che San Lorenzo, diciamo così, che è il 10 d'agosto per chi non lo sapesse, vi porterà sicuramente una nuova passione, una nuova attrazione. Se poi sarà ricambiata, se succederà un qualcosa, questo vabbè è un discorso da domanda diretta, consulto privato, che non ha niente a che vedere con le previsioni. Diciamo che qui vedo che nella vostra mente ci entrerà qualcuno, ok? Eccoci giunti al secondo mazzetto, quello della scarpetta, mettiamola qua. Andiamo, allora mettiamo prima questa, ok, così la vedete bene. Andiamo a vedere che settimana ci prospettano queste carte. Allora, questa è la carta un po' base, diciamo così, un po' se vuoi un po' il consiglio, un po' la base, ecco, come dicevo. Poi vabbè, io tanto mischio tutto, quindi vi dico quello che vedo, ovviamente mettendo tutto insieme e mettendoci appunto il mio, ovviamente, sennò che ci sto a fare io qua. Allora, detto questo, che succederà in questa settimana? Beh, allora, qui sicuramente c'è un movimento, uno spostamento, quindi quasi certamente andrete da qualche parte, eh? Andrete da qualche parte, magari anche un po' così, come ti posso dire, sì, così proprio, sai, quando uno fa le cose proprio così, tanto quanto, in modo abbastanza timido, in modo abbastanza umile, un po' sottomesso, un po', ma come dire, vabbè, faccio questo perché lo devo fare, le cose vanno così, non so come dire, senza pepe, senza quella bramosia, quell'entusiasmo, ecco, questo volevo dire. Però qui c'è l'incontro con un uomo,
qui c'è l'incontro con un uomo. Ora, io non credo che sia una persona nuova, questa, perché le carte mi parlano di passato. Guardate come sono anche queste carte, ve le faccio vedere perché parlano. Cioè, veramente, gli manca la parola a ste carte. No, manco gli manca, perché parlano. Diciamo che parlano in silenzio, non so se le vedete bene, sto facendo una fatica di inquadrarvele in modo perfetto. Vediamo, qui c'è una lei, c'è un lui e questa carta, guardate come sono queste carte meravigliose. Ok, allora, che cosa mi dicono? Cosa mi dicono queste carte? Mi dicono, come vi dicevo, che qui avrete sicuramente a che fare con un uomo che potrebbe essere sicuramente una persona che già conoscete, potrebbe essere un vostro ex, perché qui è un uomo che comunque è interessato a voi, quindi vi guarda con interesse, uomo che potrebbe, dico potrebbe, qui siamo troppo in generale, mi raccomando, facciamo sempre la tara a quello che si vede, ok? Io dico tutto ciò che queste carte mi dicono, poi è ovvio che non ho fatto una domanda su Tizio, su Caio o su Sempronio, quindi bisogna un pochino anche adattarle. Comunque, detto questo, un uomo interessato, uomo che potrebbe essere impegnato, ok? Potrebbe. Comunque sia, è un uomo che si vuol proporre, è un uomo che si propone, si vuol proporre perché... perché nutre dell'interesse verso di noi. Noi, se siamo donne, se siamo le donne di questa situazione, siamo un po' sulle nostre, siamo un po' misteriose, non ci sveliamo più di tanto, non voglio dire che ce la tiriamo, però diciamo non ci buttiamo subito in ginocchio da lui, ma non ci scopriamo più di tanto. Oltre a questo, io ci vedo anche, magari farete qualcosa semplicemente con i vostri genitori o comunque sia con una coppia, ok? Coppia che potrebbe essere proprio di famiglia, perché io qui ci posso vedere anche il padre e la madre da queste carte, va bene? Cos'altro? Il movimento, lo spostamento l'abbiamo visto. Vi vedo un pochino pauroso, un po' timoroso, un po'... Forse che questa situazione non vi sconfinferi più di tanto, capito? Che vi crei un po' di paura, insomma, più che paura, pudore, timore, un po' di inibizione, un po' di timidezza, capito? Ecco. Però diciamo che qui potreste rivedere o comunque risentire una persona del vostro passato. Vi vedo molto nostalgiche, insomma, qui ci sarebbe da parlare un'ora e mezzo, ragazze. Io bisogna che tagli, perché se no faccio dei video chilometrici. Però diciamo, ci vedo molta malinconia, molta nostalgia, ma non in negativo, non in negativo. Ma sai quando cominci a guardare indietro con i tuoi ricordi, forse proprio perché verrete a contatto con qualcuno del vostro passato, anche, e perché no, della vostra infanzia, per esempio, e ciò vi porterà a rimuginare, a pensare, a tornare indietro negli anni. Il resto ve l'ho già detto, quindi non sto qui a ripeterlo. Insomma, io direi una settimana veramente, veramente bella, molto, molto emotiva, molto, molto all'insegna, ecco, delle emozioni, ecco, direi, quindi molto molto positiva, state tranquille, va bene? Eccoci giunti infine al terzo mazzetto, quello del leone. Andiamo a vedere il leone, mettiamo prima questa, ecco, che settimana ci prospetta. Allora, questa è un po' la carta, diciamo così, reggente, la carta reggente per voi, carta consiglio, carta reggente, insomma un po' la base, e poi questa è la vostra stesa, ve la faccio vedere al dritto, poi magari la rimetto com'era, ok? Mi piace farvele vedere bene tutte e tre, vediamo se le vedete. Il carro trainato dai delfini. Ok, allora vediamo un attimo
Beh, qui c'è una settimana in cui, diciamo così, è un po' fiacca, un po' fiacca nel senso non ci posso fare niente. Cosa ci devo mai fare in una situazione del genere? C'è un qualcosa che non va. O semplicemente la fine, l'interruzione di qualcosa, quindi magari, non so, dovevate fare qualcosa che però non va a buon fine, un qualcosa che si ferma, che non va avanti, che non perdura, non so come spiegarmi. Potrebbe anche essere semplicemente, come posso dire, un momento di riposo, quindi qui sicuramente potreste finire addirittura finire le ferie, alcuni di voi, perché qui c'è l'interruzione di qualcosa, dopodiché ci vedo la ripresa di qualcosa d'altro. Quindi, secondo me, qui ci potrebbe essere per alcuni di voi, come dicevo prima, naturalmente, qui siamo troppo in generale, in generico, la ripresa del lavoro, ok? Perché poi ci vedo il viaggio, ma ci vedo il sacrificio, quindi non credo sia un viaggio d'andata ma di ritorno, ok? Per alcuni di voi, naturalmente. Per altri, qui potrei vedere anche a livello affettivo, comunque insomma, a livello, diciamo così, quotidiano, nelle cose di tutti i giorni. La fine di un qualcosa, per esempio un qualcosa che si era precedentemente interrotto, ma anche proprio in questa settimana si interromperà, poi riprende perché c'è proprio il miglioramento di una situazione, capito? Che ci aveva fatto un po' penare, che ci aveva fatto penare. Quindi qui ci potrebbe essere proprio la ripresa di qualcosa, va bene? Cos'altro? Mi viene in mente altro, sinceramente. Sicuramente, come dicevo, per alcuni di voi ci vedo il rientro al lavoro, ma nel senso che vedo l'interruzione di un qualcosa di piacevole, no? Qui c'è il sacrificio e la ripresa di qualcosa d'altro. Ma anche potreste riuscire a soprassedere, si può dire, a un blocco, un qualcosa che vi teneva lì appesi come salami, e riuscite invece a sbloccare e a ritrovare, come dicevo, il movimento. Va bene? Il movimento. Quindi qui c'è lo sblocco di una situazione un po' ferma, un po' fiacca, un po' ferma. Va bene? Altre cose non mi vengono in mente, me ne verrebbero 3.000, ma da rimanere così sul generico, sinceramente, altre cose non mi vengono. Vi vedo in un locale, vi vedo con gli amici, vedo tante tante cose. Comunque, il succo è quello per voi, va bene? Ragazze e ragazzi? Ok, io spero di avervi detto tutto. Poi, come dicevo, gli interattivi sono meravigliosi, ma i consulti privati lo sono di più, perché lì ovviamente si chiede della persona, cioè di voi, lì si va dritti a voi, non si va in generico, in generale, ok? Comunque, io anche per questa sera penso e spero di avervi detto tutto. Vi aspetto naturalmente al prossimo video, sempre su questo canale, iscrivetevi naturalmente, mi raccomando. Che dire, vi ringrazio nuovamente, vi abbraccio, vi bacio, gioia e amore ad ognuno di voi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!